la squadra manco io. La difesa ha bisogno di me. Che facciamo? 8-0, eh? Non lasciare che la psoriasi ti allontani da ciò che ami. Chiedi al tuo dermatologo. Grazie ai progressi della ricerca clinica, oggi la Clear Skin è un risultato possibile. Scopri di più su lapelleconta.it e scopriti di più. Psoriasi, chiedi al tuo dermatologo è una nuova campagna Novartis di Patient Activation. Cos'è che la anima? Questa campagna intende sensibilizzare i pazienti verso il tema della psoriasi e del diritto di chiedere di rivolgersi al proprio dermatologo per ottenere, per conoscere e per sapere quali sono le migliori opportunità per affrontare la propria patologia. Una recente indagine che Novartis ha condotto in tutto il mondo dimostra che i pazienti con psoriasi si sentono spesso discriminati, umiliati, hanno una forte perdita della loro autostima e sentono una forte esigenza di ritornare ad avere delle relazioni normali, quelle come per esempio stringere la mano a una persona, avvicinarsi, avere un contatto fisico, poter indossare un bell'abito, magari scoprendo un po' del loro corpo, poter fare un tuffo in piscina, stare in spiaggia senza essere osservati. Ad esempio, a volte si sentono chiedere se la loro malattia è contagiosa e questo li allontana moltissimo dalla vita sociale. Ecco che proprio prendendo spunto da queste esigenze e dal fatto che subentra un po' di rassegnazione nei pazienti che pensano di non trovare o di non aver diritto ad una pelle libera da lesioni, Novartis ha colto questi spunti ed ha avviato questa campagna proprio sui soggetti che loro stessi da questa indagine hanno indicato. Vedrete che questa campagna, proprio chiedi al tuo dermatologo, invita a scoprire la psoriasi, a scoprirsi di più in tutti i sensi, sia in quello reale sia in quello metaforico. E quindi i soggetti risimulano ad esempio un tuffo in piscina, il diritto di chiedere al proprio dermatologo un tuffo in piscina, la possibilità di mettere un bell'abito, magari un tubino nero un po' scollato, di poter fare una passeggiata con dei pantaloncini in un parco, magari proprio insieme a un amico, a un compagno, o magari fare una partita di calcio, magari per un ragazzo giovane, e quindi stare anche molto libero nel proprio abbigliamento. La campagna sarà presente sul web, sul social, sulle radio, c'è una pagina Instagram, una pagina Facebook. Importante sottolineare che c'è un sito che si chiama www.lapelleconta.it, dove il paziente potrà trovare che informazioni pratiche e utili, ad esempio un aiuto per come gestire la propria visita col dermatologo, che domande fare, ma anche, riteniamo molto interessante, la possibilità di trovare su questo sito i principali centri di dermatologia nel territorio, quindi anche quello facilmente si può reperire indicando la zona, quello più vicino a casa propria, proprio per facilitare l'accesso, la conoscenza e anche una migliore gestione della patologia. Professore, parte oggi psoriasi, chiedi al tuo dermatologo. Quanto è importante in questo caso il rapporto con il proprio specialista curante? Ma è particolarmente importante, molto importante, perché alcuni risultati clinici possono essere raggiunti soltanto se si crea un rapporto di fiducia tra il dermatologo e il paziente. È in questo modo che effettivamente le terapie che vengono fatte, le terapie che attualmente sono delle terapie che funzionano, che effettivamente è possibile raggiungere quella che viene chiamata una pelle pulita, questo è possibile farlo se si instaura un rapporto diretto tra il medico e il paziente. Quindi ci deve essere un rapporto vero, anche perché solo in questo modo, allo stato attuale, effettivamente esistono diverse possibilità terapeutiche, ma ogni terapia è diversa da paziente a paziente. Scegliere la terapia giusta per il determinato paziente è possibile solo attraverso un dialogo continuo tra il dermatologo e il paziente. Professore, chiedi al tuo dermatologo nuove risposte per la tua pelle. Parliamo di psoriasi. Quali sono queste nuove risposte? Come sa, la psoriasi è una malattia infiammatoria cronica autoimmunitaria. Esistono delle cure oggi numerose, innovative, che permettono un miglioramento quasi completo della malattia. Per cui un paziente affetto da psoriasi può ottenere una pelle quasi completamente libera dalla malattia, con cure diverse a seconda delle caratteristiche della malattia e delle caratteristiche del paziente. Pazienti diversi, esigenze diverse. Quindi il messaggio da diffondere, diciamo, è che il paziente cerchi un dermatologo di cui ha fiducia, competente,
e che gli possa permettere di ottenere questo risultato della pelle libera da malattia. Presidente, cosa possono fare le istituzioni per il paziente psoriasico? Il paziente psoriasico e il paziente in genere con malattia della pelle cronica e invalidante ha bisogno di risposte che siano ben strutturate su percorsi che facilitino il loro approccio alle cure. Quindi le istituzioni possono non sottovalutare questo problema, ma pensare che questi problemi comportano una grave alterazione della qualità della vita delle persone ed essere fisicamente invalidanti. Parliamo oltretutto di malattie molto diffuse. Tenga presente che la psoriasi sola è circa il 3% della popolazione, per cui possiamo parlare di 2 milioni di pazienti, come pure altre malattie molto invalidanti, come pensiamo a una dermatite atopica grave, a malattie bollose, sono malattie che possono togliere il paziente da un circuito normale di vita. Presidente, parte oggi questa nuova campagna di patient activation, quindi un po' rispondendo a quello che lei ha sempre detto e comunicato con Adipso, di chiedere al proprio dermatologo. Sì, una bella campagna quella di, sì, dicono clear skin in inglese, ma è la pelle pulita in italiano, la pelle bella, la bella come tutti quelli che stanno bene e non hanno la psoriasi. È importante perché prima di tutto il dermatologo è importantissimo per noi perché ci dà la risposta giusta, quindi prima di tutto bisogna andare dal dermatologo e poi dai santoni se uno non è contento, perché questo purtroppo è un danno che si fa alla società e a chi sta male, perché l'informazione è la cosa più importante, quindi informare il paziente che esiste una dermatologia, che esistono dermatologi e ci sono disponibili a curarci, quindi la prima cosa da fare è cercare di avere una pelle pulita, ma non la possiamo avere con girando tutto il mondo e dicendo che qualcuno ci potrà aiutare per farci stare meglio, quindi la pelle pulita o clear skin che si voglia dire in inglese, visto che siamo in Italia, diciamo pelle pulita, è una necessità e un dovere nei confronti degli altri, perché ci evita, non gli altri che non conoscono la malattia perché c'è poca informazione, di andare al mare, di andare in piscina, cioè la storia bella che dico sempre, qui va in piscina, se io vado in piscina e ho la psoriasi grave escono tutti quelli che ci sono dentro, è bello questo? No, e psicologicamente ti uccidono, quindi il messaggio è, mi raccomando, soprattutto ai giovani, non state davanti a quel computer a cercare chi vi dà la possibilità di curarvi questa malattia che è difficilissima, andate dal vostro dermatologo e consultatevi con lui, è la cosa migliore, e poi ci siamo anche noi siamo malati, l'associazione esiste per questo. Per offrire un'informazione sempre più ampia ai nostri telespettatori, oggi siamo presso la Casa di Cura Villa Sandra a Roma per iniziare un viaggio alla scoperta delle eccellenze della sanità italiana. Bentrovati, sono il dottor Sedati, responsabile del Dipartimento di Diagnostica per Immagini della Casa di Cura Villa Sandra. Il reparto da me diretto consta di diversa tecnologia, in particolare abbiamo apparecchiature di tomografia computerizzata, risonanza magnetica nucleare, ecografia e di radiologia tradizionale. La risonanza magnetica nucleare, un'apparecchiatura ad alto campo, cosiddetta, è accreditata con il Sistema Sanitario Nazionale, pertanto le prestazioni possono essere erogate presentando in segreteria l'impegnativa rossa, quindi la ricetta che viene fatta normalmente dai medici di base. L'apparecchiatura, come vi dicevo, è un'apparecchiatura ad alto campo che consente di esplorare tutti i distretti corporei e pertanto di effettuare qualsiasi tipo di richiesta che possa pervenire dal medico specialista o dal medico di base. Per quanto riguarda invece l'apparecchiatura di tomografia computerizzata, rappresenta il fiore all'occhiello del nostro dipartimento, in quanto si tratta di un'apparecchiatura estremamente veloce, in particolare a 320 strati. Sono molto orgoglioso di dire che Villa Sandra è stata la prima in Italia ad adottare questo tipo di tecnologia e consente di effettuare pertanto degli esami estremamente accurati, fino anche lo studio delle arterie coronarie, con l'ormai nota CardioTAC, che consente di esplorare in maniera non invasiva il sistema coronarico. L'apparecchiatura è così veloce, basti pensare che è possibile effettuare una scansione dell'intero torace in soli 2-3 secondi. La tomografia computerizzata di cui vi stavo descrivendo i vantaggi è questa apparecchiatura che potete vedere alle mie spalle,
come vi dicevo, si tratta di un TAC spirale a 320 strati, quindi estremamente veloce e rapida, che consente pertanto di esplorare il cuore e il sistema coronarico, in quanto riesce a congelare le immagini di un sistema in movimento quale il cuore e di ottenere una valutazione dell'interno del lume delle arterie coronarie e pertanto escludere la presenza di stenosi, quindi restringimenti, che potrebbero portare a determinare la patologia dell'ischemia miocardica, pertanto l'infarto. In questa maniera è così possibile prevenire in maniera non invasiva l'ischemia miocardica. Sul monitor alle mie spalle è possibile visualizzare uno studio del cuore e delle arterie coronarie che è stato effettuato appunto con l'apparecchiatura di tomografia computerizzata a 320 strati. Come potete vedere, la qualità delle immagini in termini di definizione, la visualizzazione con ricostruzioni tridimensionali nel riquadro in basso a sinistra del sistema coronarico, dell'aorta ascendente e del ventricolo sinistro consente un'accurata definizione della presenza di patologia di parete e quindi pertanto di instradare il paziente verso la terapia più indicata, che essa sia di tipo medico o essa sia di tipo chirurgico o interventistico emodinamico. Tra i vantaggi delle apparecchiature multistrato così veloci, pertanto, come abbiamo detto, a 320 strati, 320 detettori, vi è quello di studiare, come in questo caso, i distretti anatomici, appunto la scapola e l'articolazione con l'omero, quindi la spalla di un paziente, con un'altissima definizione. È pertanto possibile ottenere delle ricostruzioni tridimensionali, così definite volume rendering, che consentono di poter trasmettere al paziente nella maniera più efficace e far comprendere la natura della patologia, in questo caso una severa artrosi dell'articolazione gleno-omerale e dell'articolazione acromion-claveare, che potrebbe beneficiare di interventi di natura ortopedica. Tra gli esami che è possibile effettuare con un'apparecchiatura di tomografia computerizzata ultramoderna come quella che abbiamo a disposizione presso il Dipartimento di Diagnostica per Immagini di Villa Sandra, vi è la coloscopia virtuale, ovvero la navigazione e la valutazione delle pareti del colon retto in maniera non invasiva attraverso la semplice acquisizione di un esame di tomografia computerizzata. Il paziente che non può, per motivi di intollerabilità o per patologia specifica, quindi quali la presenza di diverticoli, di sinechie o fibrosi addominali e quindi di angolature del colon che non consentono l'avanzamento degli strumenti di endoscopia tradizionale, è possibile effettuare in maniera non invasiva questo tipo di esame, chiamato colonoscopia virtuale, che consente di escludere la presenza di polipi, neoplasie delle pareti del colon o verificare la presenza di diverticoli e di eventuali complicanze periviscerali. Come possiamo vedere in questo caso che ho preparato, la ricostruzione delle pareti del colon consente di visualizzare e di navigare all'interno del colon del paziente esattamente come viene fatto con l'esame di endoscopia tradizionale. Il limite della metodica è chiaramente rappresentato dalla presenza di patologia parietale, neoplastica o di polipi che una volta identificati con la TAC devono essere chiaramente rimossi per via endoscopica o chirurgica. Oltre allo studio delle arterie coronarie, è possibile altresì andare a verificare lo stato dei grossi vasi arteriosi del torace, in questo caso uno studio della aorta toracica, quindi dell'aorta ascendente, dell'arco aortico e discendente, oltre che verificare la condizione delle arterie e delle vene polmonari, fino ad estendersi allo studio del parenchima polmonare e pertanto escludere la presenza di patologia quali noduli polmonari, aree di addensamento di natura flogistica
o versamenti pleurici e pericardici. Pertanto è uno strumento che consente di ottenere una diagnostica completa dell'intero sistema toracico.